Per 210.000 studenti in tutte le Marche, stamattina è suonata la prima campanella per la ripresa delle lezioni scolastiche dopo la pausa estiva. All'appello però, rispetto ai dati del 2016, mancano quasi 10.000 studenti, con licei che la fanno ancora da padrona, seguiti dagli istituti tecnici e poi i professionali. Nella provincia di Pesaro e Urbino hanno varcato i portoni delle scuole 47.281 studenti, di cui 3.400 di diversa nazionalità e 1.600 diversamente abili, come ci segnala l'ufficio scolastico della provincia, confermando un calo dei numeri, anche se non in maniera così marcata come per il dato regionale. Per tanti è stato un riprendere le attività scolastiche, ma per molti è stato proprio il primo giorno in assoluto, con grande emozione soprattutto e anche dei genitori. Questa giornata è una giornata emozionante anche per il sindaco, che in qualche modo ci riporta indietro nel tempo, ci fa ricordare il primo giorno di scuola, ma soprattutto cosa rappresenta la scuola, che è una grande esperienza nella vita di ogni persona che rimarrà indelebile. E quello che mi sono sentito di dire ai ragazzi è di vivere questo momento con leggerezza, ma con tanta curiosità, perché la scuola è il luogo del sapere e in fondo ognuno fa un investimento su se stesso e quindi diventa un percorso della vita straordinariamente importante. Con l'astuccio e le penne ancora con i tappini al loro posto, i quaderni bianchi e lo zainetto che sa ancora di nuovo, hanno affrontato così questa prima giornata con un clima di festa ed accoglienza. Siete usciti dalle vostre case per venire nella vostra casa, ha esordito la dirigente scolastica Silvia Faggi Grigioni nel suo saluto agli studenti, alla scuola Padalino, che ha preso il posto di Addari, andato in pensione, dopo aver diretto per tanti anni la Fa di Bruno e di Marotta. Un primo giorno anche per lei, quindi. Ho un'esperienza pregressa di diversi anni, ma è sempre una sfida nuova che accolgo con animosità e con tenacia e passione che vorrei che contraddistinguessero la mia attività, insomma, in qualità di dirigente scolastica. Un anno scolastico che questa mattina sta iniziando in maniera serena per tutti gli studenti, con anche i servizi come quello scolastico, di trasporto, quello di refezione, che si stanno avviando nella normalità, ma anche per trasmettere un messaggio, cioè che l'amministrazione comunale, il comune di Fano, è vicino agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti e a tutti gli operatori della scuola, ai quali oggi auguriamo l'avvio di un percorso, quello dell'anno scolastico 2018-2019, che sarà impegnativo per tutti, anche per noi, e come dire, sarà un anno che riconfermerà sicuramente che Fano è una città che pensa fortemente a investire sulla scuola, sul mondo dell'educazione, per i più piccoli, ma anche per tutte le altre generazioni.